Più bella! Dai, però non stai. Qua, di là. A me non cambia niente, se lei mi dice che è meglio di qua per lei, io mi metto di qua. Molto gentile. Arrivano? Arrivano? Sì. Eh no, cazzo. E ogni anno siamo chiamati finanche a fornire il calendario degli esami di profitto e di laurea. Non attemperare a questo o a simili adempimenti può comportare il mancato accreditamento dell'offerta formativa. Siamo, a me pare, oltre il limite che separa l'accreditamento dalla autorizzazione. Mi domando se disposizioni simili siano compatibili con lo spirito e la lettera della nostra Costituzione, che all'articolo 33 stabilisce l'autonomia degli ordinamenti universitari. Mi domando come non ci si accorga che questa griglia di prescrizioni amministrative, oltre a umiliare il sentimento di indipendenza delle università che hanno saputo correttamente amministrarsi, ha un costo gravissimo in termini di ore di lavoro sottratto a personale amministrativo e docente. Mi domando come non ci si renda conto che questo dirigismo burocratico costituisce un altro fattore, oltre a quello economico e finanziario, che rende impari il confronto tra l'offerta formativa delle università pubbliche e quella delle università private, non sottoposte al crivello di questi vagli. Diciamolo con chiarezza. Noi non siamo né contrari alla valutazione né contrari ai controlli. Chiediamo tuttavia con forza che essi siano davvero rigorosi, condivisi nelle impostazioni e soprattutto si esercitino a valle delle nostre attività, ossia sui risultati che saremo in grado di conseguire. Ci è stato insegnato, infatti, che l'autonomia è il lievito di comunità operose e capaci di rispondere efficacemente alle aspettative che gli altri interlocutori sociali nutrono nei loro confronti. Io ho la sensazione che, insomma, noi abbiamo una grande fortuna. Una fortuna è quella
di svegliarci ogni mattina nella parte più bella del mondo. Nessuno qui dentro corre il rischio di avere un figlio che si trova costretto a salire su una tavoletta di legno per attraversare un mare. Nessuno di noi correrà mai il rischio di sentire cosa significa lo scoppio di una bomba a 10 metri di distanza. E quindi io dico, noi abbiamo una gran fortuna, alla quale ne associo una seconda. Caro Rettore, nel suo Ateneo ci sono persone che studiano. Noi possiamo studiare. E guardate che c'è un valore enorme in questo. E credo che sia l'altra cosa che dobbiamo ricordarci ogni mattina. Io ho la sensazione che lo studio renda liberi. Lo studio ti permette di sviluppare quei circuiti mentali tale per cui tu non resti condizionato. Lo studio ti permette di sviluppare il coraggio e lo studio ti permette anche di fare cose con le mani. No, perché questo sapere poi passa alle mani e quindi ci sono le mani che lavorano e quindi, ma certo che lo studio insegna a fare cose, noi sappiamo fare cose con le mani. Ecco perché io ho questa idea che la scienza non sia affatto un fatto tecnico, non è qualcosa da perseguire con l'unico obiettivo dell'utilità immediata e diretta per l'uomo. Anzi, io penso che sia proprio sbagliato e limitativo pensarla in questo modo, perché significherebbe sottovalutare quella che è la parte più pura e appassionata e appassionante dell'impresa conoscitiva. Fare scienza significa ovviamente cercare di capire per poi mettere a disposizione di tutti i saperi, passandoseli proprio letteralmente di mano in mano e facendo sì che questo diventi anche un modo di comportarsi nel mondo.